Non so se questo è il momento più adatto per parlarne, forse sì o forse no. Voglio parlare del funerale laico. Allora, prima di tutto anticipo una domanda che mi faranno molti di voi. Probabilmente molti di voi mi chiedono cosa ho contro il funerale cattolico. Niente. Come non ho niente contro il funerale ebraico, né contro il funerale musulmano, né contro funerali di altre religioni. Però, ecco, io ho assistito a tanti funerali cattolici e facendo un semplice ragionamento logico, giusto o sbagliato che sia, mi viene da pensare che di tutta la gente che è stata ricordata con funerali cattolici, non sono tutti cattolici. È il mio ragionamento, giusto o sbagliato che sia. Cioè, probabilmente tanti non cattolici sono stati ricordati con funerali cattolici e ovviamente non si può sapere qual era la loro volontà e quindi si esaudisce la volontà della famiglia. E va bene, mi sembra giusto. Cioè, mi sembra giusto esaudire la volontà dei familiari quando non si conosce la volontà della persona deceduta. Ecco, ancora una volta parlo per me, come ho fatto in una registrazione precedente. Allora, in teoria dovrei stare al sicuro da quel punto di vista, perché ho chiesto l'annotazione della mia volontà di non essere considerato aderente alla Chiesa Cattolica. Mi è arrivata la lettera dalla diocesi e quindi in teoria non dovrei correre i rischi di quel tipo. Ecco, comunque approfitto di questa registrazione per dire una cosa importante. Quando si dovrà fare il mio funerale, gradirei un funerale laico. Ecco, qui c'è un sito internet interessante, ritolaico.com. Ci sono le domande frequenti e le relative risposte. Ecco, mi piace molto quello che c'è scritto qua, ecco una frase che ora cito. Lo sappiamo tutti, il funerale non serve al defunto, ma a chi resta. Sì, sono d'accordo. È chiaro che non sarò io a decidere dove si svolgerà il mio funerale. Saranno altri a deciderlo. No, insomma,
secondo me, ecco, secondo me il funerale laico è la scelta migliore per chi non si professa di alcuna religione in particolare. Secondo me con il funerale laico non si fa torto a nessuno. Perché può capitare che non si sa quali credenze aveva una persona che è morta recentemente. Allora, nel dubbio, facciamo il funerale laico. Io la vedo così. Poi altri possono essere d'accordo o meno. Non so cos'altro dire, non mi viene in mente altro, chiudo qua. Grazie per l'attenzione.